Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Erika, oggi siamo al cinema The Space in Duomo a Milano e sono in compagnia di Alice Tentori, country manager di RealD. Ciao Alice. Ciao, ciao a tutti. Oggi siamo al cinema, ma non solo per vedere i Pirati dei Caraibi che vedete alle mie spalle, ma anche per un progetto particolare che si chiama Emozioni in RealD 3D. Esatto. Un sacco di D e un sacco di 3. In che cosa consiste questo progetto? Allora, è un progetto che abbiamo sviluppato quest'anno proprio per legare il cinema alle emozioni. Sappiamo tutti che un sacco di emozioni scaturiscono dalla visione di un film e queste emozioni sono amplificate all'ennesima potenza dalla tecnologia 3D. L'anno scorso avevamo affrontato un percorso puramente tecnico, quest'anno uniamo la tecnologia alle emozioni che questa ci fa nascere, ci fa vivere, per cui è un workshop che mette insieme appunto la tecnologia e tutte le emozioni che ne derivano. Oltre quindi alla visione del film, abbiamo detto, ci sono poi i workshop che hanno coinvolto le scuole. In che cosa consistono in particolare? I workshop sono tenuti dagli educatori di Pepita Onlus, che è un'associazione che combatte il bullismo e il cyberbullismo, per cui il tutto è veramente legato all'uso della tecnologia e alla gestione delle emozioni che derivano appunto dalla tecnologia stessa. I ragazzi hanno visto Pirati dei Caraibi in 3D e poi con gli educatori hanno elaborato una propria storia e le hanno dato un finale, che è proprio un finale nato dalle loro emozioni, quello che è la differenza, diciamo, tra il film e la vita reale, per cui nel film abbiamo una storia che inizia e finisce in un determinato modo e noi non possiamo farci niente per cambiarlo ovviamente, mentre nella vita abbiamo sempre l'ultima parola per quanto riguarda il finale della nostra storia, per cui i ragazzi hanno diviso in gruppi, si sono divisi in gruppi e hanno elaborato appunto ogni gruppo una storia e l'hanno portata fino alla conclusione finale gestendo proprio le emozioni all'interno della storia stessa. Ho visto i ragazzi molto interessati. Com'è andata questa prima tappa del progetto? Allora, la prima tappa del tour è andata molto bene. Stamattina qui a Milano, all'Odeon, ci sono stati oltre 350 ragazzi delle scuole appunto della città, per cui non possiamo che essere soddisfatti di questa prima tappa. Insomma, è stato molto bello vederli appassionati al film, curiosi di vivere l'esperienza in 3D e poi appunto curiosi anche di lavorare con Pepita per puntare l'attenzione insomma su questo problema che è veramente diciamo enorme e attuale, che è il bullismo e il cyberbullismo soprattutto. Emozioni in RealD 3D però non si ferma qui, Milano è solo la prima tappa, dove altro andrete? Allora, stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli della data di Roma, che sarà a settembre, e poi insomma il tour continuerà anche in altre città italiane ovviamente. Ok, perfetto. Grazie mille Alice per essere stata con noi. Buon lavoro, alla prossima assolutamente. Grazie mille a tutti. Ciao ciao.